Eccoci qua, bentornati a tutti. Con le lezioni di Sagrera siamo arrivati alla lezione numero 69. Con la lezione numero 69 incontreremo un tempo di due quarti, tonalità Do maggiore, e saranno 16 battute. Quindi andiamo subito a vedere la prima battuta. La prima battuta ci posizioneremo con il dito 1 della mano sinistra al primo tasto della seconda corda che suona un Do, il dito 3 al terzo tasto della quinta corda che suona un Do, e suoneremo contemporaneamente i due Do, mano destra, pollice e medio. Vi ricordo che le prime quattro note che stiamo suonando sono sedicesimi, quindi più veloci. Quindi suoniamo i due Do, il Sol a vuoto, il Do da solo della primo tasto seconda corda e di nuovo il Sol a vuoto. Quindi queste prime quattro note suoneranno così. Ok? Poi faremo i due Do di nuovo valore un ottavo e per finire la battuta suoneremo la corda di Sol, la corda di Si e la corda di Mi cantino contemporaneamente, indice, medio, anulare, mano destra. Vi ricordo che il Do, primo tasto, seconda corda, rimane fermo lì. Quindi vi faccio sentire la prima battuta. Ok? Ora passiamo alla seconda battuta. Rimane sempre fermo il dito 1 al primo tasto della seconda corda e aggiungiamo il dito 4 al terzo tasto della prima corda che suona un Sol. Quindi suoneremo contemporaneamente il Sol a vuoto, il Do della seconda corda e il Sol della prima corda. Quindi un ottavo, alziamo il dito 4 della mano sinistra e suoniamo il Sol, sempre il Do al primo tasto e il Mi cantino a vuoto. Ok? Quindi i primi due ottavi saranno. Poi suoneremo, lasciando sempre fermo il numero 1, il dito numero 1 al primo tasto della seconda corda, aggiungiamo il dito numero 2 al secondo tasto della quarta corda, mano destra, pollice, indice e medio. Queste tre note hanno il valore di un quarto. Quindi questa battuta suona così. Se io unisco la battuta numero 1 e la battuta numero 2, suonerà così. Ok? Ora passiamo alla battuta numero 3. La battuta numero 3 posizioneremo il dito 4 al terzo tasto della seconda corda che suona un Re, il dito 3 al terzo tasto della quarta corda che suona un Fa e, come nella prima battuta, quattro note valore un sedicesimo, quindi suoniamo contemporaneamente il Fa e il Re, quarta e seconda corda, pollice medio mano destra, poi suoneremo il Mi a vuoto, Mi cantino, di nuovo la seconda corda che suona il Re e il Sol a vuoto. Quindi questi primi quattro sedicesimi suonano così. Poi suoneremo due note che sono di nuovo il Re, terzo tasto della seconda corda che è un ottavo. Alziamo il Re, quindi liberiamo la seconda corda e suoniamo il Fa, terzo tasto nella quarta corda che non l'avevamo mai cavato, il Sol a vuoto, il Si a vuoto e Mi cantino a vuoto, contemporaneamente pollice, indice, medio, anulare, mano destra. Quindi la battuta numero 3 suona così. Ok? Passiamo alla battuta numero 4. La battuta numero 4 è rimettiamo il dito 1 al primo tasto della seconda corda, il Sol a vuoto e il dito 2 al secondo tasto della quarta corda. Quindi suoneremo contemporaneamente quarta, terza e seconda corda, pollice, indice, medio, mano destra. Ok? Questo è un ottavo. Lasciamo il dito 1 sempre fermo lì,
e suoneremo il sol a vuoto, il do, primo tasto, seconda corda, mi cantino a vuoto, contemporaneamente, indice medio anulare mano destra, aggiungiamo il dito 4 al terzo tasto della prima corda e suoneremo il sol, il do che rimane fermo lì al primo tasto, seconda corda, e il dito 4 al terzo tasto della prima corda che suona un sol. Quindi indice medio anulare, mano destra. Questa battuta suona così. Vi voglio far sentire la battuta numero 3 e la battuta numero 4. Ok? Adesso la battuta numero 5 e la battuta numero 6 saranno identiche alla battuta numero 1 e alla battuta numero 2. Quindi vi voglio far sentire tutto, compreso la battuta numero 5 e la battuta numero 6. Quindi battuta numero 1. Battuta 5. Ok, ho fatto anche la 6, l'ultima era la battuta 6, 5 e 6, che abbiamo ripetuto la battuta numero 1 e la battuta numero 2. Adesso suoneremo la battuta numero 7 suonando il re a vuoto, il sol a vuoto e il si a vuoto, pollice, indice e medio, mano destra, quindi contemporaneamente queste tre corde a vuoto. Poi posizioniamo il dito 1 al primo tasto della seconda corda, il dito 2, secondo tasto, terza corda, e queste due note qui saranno legate, il re a vuoto, vi faccio sentire le tre corde a vuoto, do e la, re a vuoto, rimanendo fermo col dito 1 e il dito 2, aggiungiamo il dito 3, al secondo tasto della prima corda che suona un fa diesi e suoneremo questo re 7. Quindi questa battuta numero 7 suona così. Ok? Ve la faccio risentire di nuovo, le tre corde a vuoto, do e la, che sono legate al re a vuoto. Aggiungiamo il dito 3 al secondo tasto della prima corda, re 7. Ok, questa era la battuta numero 7, finiremo con la battuta numero 8 aggiungendo il mignolo al terzo tasto della prima corda, il si è a vuoto, il sol a vuoto, quindi queste tre note hanno il valore di un quarto e per finire l'ultimo quarto col dito 3 andremo al terzo tasto della sesta corda che suona un sol. Ora vi faccio sentire tutte e 8 le battute, quindi. Ok? Ora passiamo alle altre 8 battute. La battuta numero 9, ci posizioniamo col dito 1 al primo tasto della terza corda e vi ricordo che rimane fermo qui per tutta la battuta. Poi il si a vuoto, il dito 2 al primo tasto della prima corda che suona un fa. Quindi con la mano destra, pollice, indice e medio suoniamo contemporaneamente queste tre corde. Poi col pollice e l'indice della mano destra suoniamo solamente la terza e la seconda corda. Ora alziamo il dito 2 dal mi cantino e quindi il mi cantino è a vuoto. Pollice, indice e medio suoneranno il sol, si e mi cantino. Il dito 1 vi ricordo che rimane fermo lì al primo tasto della terza corda. Adesso aggiungiamo il dito 4 al terzo tasto della seconda corda che suona un re. Il mi a vuoto e quindi suoneremo contemporaneamente la sesta, la terza e la seconda corda.
pollice, indice, medio, mano destra. Quindi la battuta numero 9 suona così. Ok? La battuta numero 10, ci posizioneremo col dito 1 al primo tasto della seconda corda, il dito 2 secondo tasto terza corda e la quinta corda a vuoto. La mano destra, pollice, indice e medio suoneranno contemporaneamente queste tre corde. Poi lasciamo fermo il dito 1 e il dito 2 lì e suoneremo il sol, il si e il mi cantino. Le note saranno la, do e mi cantino, indice, medio, anulare, mano destra. Queste tre note sono legate alla quinta corda a vuoto e di nuovo suoneremo la seconda e la terza corda, le note do e la, perché il dito 1 e il dito 2 non l'abbiamo mosso dal di lì. Quindi questa battuta 10 suonerà così. Uniamo la battuta 9 e 10. Ok? Ora posizioniamo il dito 1 al primo tasto della terza corda, che è un sol diesis, e lo teniamo fermo lì finché non ve lo dico io. Il sol diesis suona per tutta la battuta. Quindi suoneremo la sesta corda a vuoto, il sol diesis e la seconda corda a vuoto. Mano destra, pollice, indice e medio. Poi aggiungiamo con la mano sinistra il quarto dito al terzo tasto della seconda corda, che è un re, e suoneremo sol diesis e re, indice medio, mano destra. Ok? Questa nota qui la leghiamo alla mi, che si trova al secondo tasto della quarta corda col dito 2, e infine alziamo il quarto dito, liberiamo il re, quindi avremo il si a vuoto insieme al sol diesis, che non si è mosso di lì per tutta la battuta. Quindi questa battuta suona così. Ok? Ora passiamo a un fa 7 più. Il fa 7 più avremo il dito 1 al primo tasto della seconda corda, che è un do, il dito 2 secondo tasto terza corda, che è un la, il dito 3 terzo tasto quarta corda, che è un fa. Suoneremo col pollice e l'indice le corde di re e di sol, le note fa e la. Poi l'indice e il medio della mano destra suoneranno la terza e la seconda corda, le note saranno la e do. Col pollice della mano destra andremo a fare due bassi. Il dito 2 si posiziona al secondo tasto della quarta corda, che è un mi. Il dito 3 della mano sinistra al terzo tasto della quarta corda, che è un fa. Quindi questa battuta suona così. Ok? Ora passiamo a una battuta di re minore. Il dito 2 rimane fermo lì al secondo tasto della terza corda, dito 1 primo tasto prima corda, dito 3 terzo tasto seconda corda. La quarta corda è a vuoto col pollice della mano destra, poi indice, medio, anulare, mano destra suoneranno il sol, il si e il mi cantino. Poi posizioniamo il dito 4 al terzo tasto della prima corda, che è un sol, e lo suoneremo alla quarta corda a vuoto, che è un re. Quindi la battuta di re minore suona così. E di nuovo re minore. Terza, seconda e prima corda. Ve la faccio risentire. Ok? La quattordicesima battuta. Mettiamo il dito 2 al secondo tasto della quarta corda insieme al mi cantino a vuoto, pollice, anulare, mano destra. Poi mettiamo il dito 1 al primo tasto della seconda corda insieme al quarto dito, terzo tasto, prima corda, che è un sol, e il sol a vuoto, indice, medio, anulare, mano destra. Quindi i due mi.
queste tre note sono legate al Mi, secondo tasto, quarta corda, e finiremo con seconda e terza corda, Do e Sol a vuoto. Passiamo alla battuta numero 15, rimane fermo il dito 1 sul Do, aggiungiamo il dito 3 al terzo tasto della sesta corda e suoneremo sesta corda, terza corda, seconda corda e prima corda, valore un quarto. Secondo quarto, mettiamo il dito 4, terzo tasto, seconda corda che è un Re, Sol a vuoto, terzo dito, terzo tasto, quarta corda che è un Fa. Sedicesima battuta, valore di un quarto, rimettiamo il dito 1 al primo tasto della seconda corda, Sol a vuoto, dito 2, secondo tasto, quarta corda, un quarto, e l'ultimo quarto mettiamo il dito 3 al terzo tasto della quinta corda che è un Do. Vi faccio sentire la battuta numero 15, 16, 16. Ora provo a farvi dalla battuta 9 alla battuta 16 molto lentamente. Eccoci qua. Mi raccomando, le dita a martelletto vicino alla barretta, perché altrimenti, come potete sentire, vibrano. Quindi mi raccomando, il più preciso possibile, a martelletto. Cerchiamo di non far suonare anche le altre corde. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo per la lezione numero 70. Ciao ciao!